Siamo a San Sebastiano al Vesuvio per la chiusura della rassegna Diritti ed Autori e siamo con Stefania Spanò, che ha scritto un libro molto bello che ha riscosso molto successo, Nannina, Edizioni Garzanti. Chi è Nannina? Nannina è una cantastorie, una cuntastroppole, si dice a Napoli, che abita nel quartiere di Secondigliano e nel mio romanzo, diciamo, Nannina rispecchia la figura della mia nonna paterna, però all'interno di questa personaggia ci sono moltissime altre cantastorie che io ho avuto modo di conoscere andando in giro ad esercitare anch'io questa professione. E volevo raccontare di questo mestiere perché è un mestiere che, così come lo conoscevamo, non esiste più, e quindi mi faceva piacere in qualche modo, no, indagare di questo passato per chiederci anche nel frattempo chi siamo diventati, se siamo migliorati, cosa abbiamo perso e cosa abbiamo guadagnato. Nella storia ci sono due generazioni a confronto. Cosa emerge da questo confronto attraverso i personaggi che hai portato nel libro, in Nannina? Che la tradizione, perpetuare la tradizione, è sempre, vuol dire in qualche modo tradire chi si sta cercando di far vivere più a lungo, e quindi implica sempre una grandissima dose di sofferenza. Bisogna cambiare affinché le cose restino, ed è questo il paradosso, ed è in questo conflitto tra queste due donne, una bambina, la nipote, e la sua nonna, che si sviluppa questa vicenda. Un altro aspetto importante è l'ambientazione. Ci troviamo a Secondigliano. In effetti la provincia è tutt'altra cosa da Napoli, quando gli altri, chi viene da fuori, no, identifica Napoli con tutto invece la periferia. Invece c'è una profonda differenza che nel tuo libro è molto evidente. Secondo te qual è, sintetizzando, questa profonda differenza che chi viene dall'esterno non può conoscere? Beh, sicuramente anche la periferia ha i suoi cliché, ormai, no, a livello mediatico ce l'hanno raccontata soprattutto poi l'area nord come il covo della malavita e la camorra. Napoli abbonda di cliché e in questo romanzo non ci sono, proprio perché siamo lontani dal mare, lontani dal turismo, lontano dalle chiese belle, dai palazzi storici, ma siamo in un quartiere che è un quartiere di commercianti ed è un quartiere che ha i suoi pezzi di storia, ma che sono storia misconosciuta, addirittura agli abitanti stessi. E il cliché da cui in qualche modo sono dovuta fuggire io è quello, appunto, come ti dicevo, del quartiere camorristico. Ho voluto riscoprire invece delle tradizioni che esistono in questo quartiere, come quella delle narratrici orali. Ho dovuto chiaramente raccontare anche questo rovescio della medaglia, ma l'ho fatto dal punto di vista delle persone per bene, dal punto di vista di chi questo fenomeno e le faide le subisce e non vi prende parte, ed è sicuramente un punto di vista poco rappresentato ora come ora. Ultima domanda, ce ne sarebbero tante. Concordi con la visione che molte fiction, serie televisive danno di questa provincia e anche un po' della delinquenza che c'è? Concordi? O trovi che ci sia uno stacco netto, non è quello che rappresentano? Beh, sicuramente nei romanzi, nelle fiction rispecchiano quello che è poi la realtà, ed è anche giusto così. Tante volte è necessario calcare la mano su alcune tematiche, esasperare dei colori, perché bisogna rientrare in un genere, in un'idea, no, di prodotto finito. Quindi io non credo assolutamente che per capire la realtà bisogna leggere dei romanzi, in quanto i romanzi sono uno specchio esatto. Bisogna leggerli proprio perché sono uno specchio che deforma la realtà, i romanzi, così come le fiction.
ti ho detto ultima domanda, cioè l'ultima dell'ultima. Chi vorresti leggesse il tuo libro? Tanti l'hanno letto, ma ancora per quelli che non hanno conosciuto Nannina, chi vorresti, a chi è rivolto in particolar modo? Quando l'hai scritto, hai pensato a un gruppo, una generazione specifica? Oddio, chi scrive desidera che tutti lo leggano il proprio libro, però a volte quando uno ha questo approccio alla scrittura si prefigura, no? Una sorta, certo, di pubblico preferito. Sì, guarda, quando l'ho scritto ho pensato a una platea, quindi non avevo uno scrittore ideale, un lettore ideale, ma proprio un vasto numero di lettori, una platea, così come durante gli spettacoli. E questa platea era molto variegata, andava dai ragazzini, dai ragazzi, alle persone anziane. È una platea che ha un diverso anche grado di cultura, non appartiene alla stessa classe sociale, per cui io nel mio romanzo ho provato a stratificare molto il significato, quindi chi ha un background culturale può leggere, può subito notare dei riferimenti, chi ne ha uno diverso si può godere la trama senza sentirsi manchevole o escluso, quindi diciamo per questo primo romanzo questo è il viaggio che mi sono fatta io pensando ai miei lettori. Grazie Stefania Spanò, Nanni Garzanti. Grazie, buon Natale.